Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, nasce a Roma il 14 agosto 1971 da padre di origini calabresi, Roccella Ionica, e madre di origini campane Acerra. Dopo essersi diplomato all'Istituto Magistrale Jean-Jacques Rousseau, si iscrive all'ISEF, ma abbandona gli studi prima della fine dei corsi. Nel frattempo comincia la sua carriera sportiva nella piscina dell'Aurelia Nuoto vincendo, a 15 anni, il campionato italiano giovanile nei 100 metri dorso. La carriera sportiva si rivela, però, avara di successi, spingendolo ad abbandonare l'agonismo. 1. Salvo tornare ai campionati italiani, Master di nuoto del 2010 dove ottiene il terzo tempo assoluto della categoria M35 nei 100 stile libero, a 21 anni presta servizio militare nel Corpo dei Bersaglieri, dove esercita l'incarico di istruttore di nuoto presso la Scuola Sottufficiali dell'Esercito. Il periodo è felice anche a livello personale e familiare. Rocio Muñoz Morales ha passato la prima parte dell'estate in Calabria, nella regione d'origine del compagno. L'attrice in queste vacanze è apparsa felice e sorridente, come al solito, perfettamente a proprio agio nelle spiagge calabresi e con la famiglia tutta unita. Il segreto di tanta felicità è la capacità di godere dei momenti, di essere in grado di coltivare le proprie passioni e di fare qualche follia insieme. A noi quattro piace ballare insieme, è una passione che ci unisce. Sabato sera eravamo in albergo e ci siamo imbucati in un matrimonio, con le ciabatte e il cane, a ballare il tuca tuca. L'attrice in questo momento della sua vita prova un senso di gratitudine, proprio perché tutto sembra andare alla perfezione. Ma non sempre è andata così bene ed anzi, sono proprio il dolore e la sofferenza che l'hanno portata nel nostro paese. Ho avuto dei momenti duri, ma ero giovane e vulnerabile. La vita poi mi ha portato ad allontanarmi dalla Spagna. Una scelta drastica, che poteva rivelarsi un errore, e che invece le ha cambiato la vita per sempre.